paesaggi di gusto. La provincia è quella di Treviso, siamo a Valdobbiadene, o per meglio dire a pochi passi da Valdobbiadene, in una località che si non ho ancora capito, si chiama Guia, come si chiama? Posso permettermi? Allora Fabrizio, intanto perdonami, mi trovi qui con il bicchiere perché abbiamo già cominciato. Si dice Guia è una frazione in provincia di Treviso, nelle maestose colline di Valdobbiadene. E allora noi abbiamo raggiunto nuovamente questo territorio per una grande serata, un compleanno importante. Intanto il Valdobbiadene che ci rappresenta come biglietto meraviglioso da visita nell'Italia e nel mondo, ma una serata importante, un compleanno. Dico solo 1968, gli anni della rivoluzione del fermento. Assolutamente. 2018, che cosa è successo? 50 anni di Bortolini. Succede che 50 anni fa mio padre rileva l'azienda dal nonno, e saluta tra virgolette la famiglia, i fratelli, e comincia a fare vino, comincia naturalmente tutte le difficoltà del caso, perché 50 anni fa il prosecco di allora, il Valdobbiadene di oggi, non si sapeva nemmeno cosa fosse. Si cominciava forse a fare vino in casa per tradizione, e da allora i passi sono stati giganteschi. Adesso Valdobbiadene è conosciuta in tutto il mondo, adesso il prosecco è diventato lo spumante principe, ma non bisogna confondere la provenienza, perché il prosecco adesso è diventato, a distanza di 50 anni, un prodotto che si coltiva in un vastissimo territorio, ma il conegliano Valdobbiadene lo si fa solo qui, lo si fa solo nelle nostre colline e lo si fa solo in queste maestose colline. E noi da 50 anni facciamo solo ed esclusivamente il Valdobbiadene. Non ho volutamente presentato questo signore che avete già visto molte volte nei nostri appuntamenti, Desiderio Bortolini, ma l'ho fatto per dare spazio al papà, perché era doveroso, che poi magari andremo anche a punzecchiare, magari una battuta anche con papà Angelo. Mi farebbe piacere. Riusciamo a farla. Senti Desiderio, 50 anni di azienda, cioè 50 anni non sono, è un mezzo secolo, cioè non è, dirlo è facile, ma sono stati anche momenti difficili, anche momenti di sacrifici, di impegno, di grandi soddisfazioni, momenti titubanti, magari dove c'era il dubbio se fare o non fare. Guarda, quando io ho quasi 50 anni, Fabrizio, però me ne sento 18, e quindi quando si parla, ho 50 anni, è come dire ne ho 15, ne ho 20, ne ho 25. Però quando ti volti indietro e dici 50 anni di lavoro, di un'attività, e ti guardi indietro e dici ma chi c'è stato? Cosa è successo? Cosa hanno fatto? Come hanno fatto? E quindi vai a vedere, ci sono stati tanti sacrifici, ci sono state anche delle gioie, non te lo nascondo, spero ce ne siano ancora tante, ma sono 50 anni in cui si è evoluta un territorio, una terra intera, perché davvero 50 anni fa c'era la vite, c'era la pianta, ma adesso si è evoluta in maniera essenziale. Ho sempre intervistato Desiderio, ma questa volta lei non poteva non concedermi l'intervista del compleanno, del duplice compleanno, mi dicono, perché 50 anni di azienda e 80 di... Io volevo dire 18. Grazie. 80. Magari. Ma insomma, sono contento lo stesso. Questa è una serata importante, un traguardo di lavoro, ma soprattutto posso dire di vita. Di vita. Qui è mezzo secolo. Di vita, di fatica, di soddisfazioni. Certo. E soprattutto una grande famiglia, che è quella che mi ha dato sempre la forza di andare avanti. E che devo dire è bellissimo vedere da fuori, perché quando vi vediamo uniti, vi vediamo sereni, è una gioia nel cuore. Nel gioia. A nome mio e di Pietro Marcellino, tanti tanti auguri per lei, i suoi 80 anni, la sua meravigliosa famiglia e questa realtà che ci dà un pizzico d'orgoglio nel mondo. Bravi, grazie, continuate, grazie. Altri 50 perlomeno. Paesaggi di gusto dalla provincia di Treviso, dalla zona di Valdobbiadene, dal Valdobbiadene, questo vino meraviglioso, da Guia, come dice Desiderio. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Grazie.